La dirigenza del Napoli è ormai proiettata verso il futuro. La deludente stagione è ormai un capitolo chiuso, con De Laurentiis che sta sondando il terreno per il prossimo anno. L'annata che si prospetta dovrà essere sicuramente molto più convincente. Le motivazioni perse dovranno essere necessariamente ritrovate e la società dovrà fare uno sforzo per assicurare al prossimo allenatore una rosa di qualità. Tra pochi mesi Osimhen e il Napoli si potrebbero separare. Il numero 9 è corteggiato da PSG e Chelsea su tutte, disposte a pagare la prima clausola rescissoria da 130 milioni, o nel caso degli inglesi di provare ad inserire nella trattativa calciatori validi e funzionali al nuovo Napoli. Stesso discorso per Simeone, che dovrà trovare una nuova sistemazione. Di conseguenza, la dirigenza azzurra sta correndo ai ripari per assicurarsi un centravanti che riesca a garantire un certo e sostanzioso numero di gol alla corte partenopea. La mancata qualificazione alla Champions League costerà blasone e credibilità al club e difficilmente un grande attaccante potrà accettare la proposta di ricostruzione del club azzurro. De Laurentiis ha puntati gli occhi su un nuovo profilo, idoneo per il ruolo di numero 9 del Napoli, Matteo Retegui. Il bomber del Genoa e della Nazionale ha segnato 11 reti in stagione tra club e nazionale, e potrebbe seriamente candidarsi per l'attacco del Napoli. Arenata l'idea Dovbyk, attaccante ucraino del Girone e rivelazione della Liga, è stato dichiarato incedibile. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe scelto di puntare su Retegui. I suoi gol sono da attaccante di razza, rapace d'area e sempre pronto ad ingannare il portiere. Dotato di un grande senso della posizione, nonostante i diversi infortuni che lo hanno fermato in questa stagione, può diventare uno dei principali indiziati per ricoprire un ruolo fondamentale sotto l'ombra del Vesuvio.